a tutte, video fuori programma che spero sia anche piuttosto breve perché volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto stamattina da Green Maison in centro a Padova. Ieri Giulia aveva pubblicato un post su Instagram in cui scriveva che oggi, quindi martedì, solo per oggi, martedì 6 settembre, tutti i prodotti della Madara che lei ovviamente aveva in negozio sarebbero stati scontati del 40%, 40%, cioè un signor sconto. E quindi stamattina alle 9:30 sono andata a bussare sulla vetrina. Appena aperto il negozio sono stata la prima cliente. Allora vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Mi incuriosiva da matti questo prodotto qui, questo Exfoliating Oil to Milk Scrub. Dovrebbe essere quindi un prodotto oleoso che diventa latte. Ecco, questo è il tubetto. Con delle microparticelle esfolianti, credo abbastanza delicate. Vi leggo qualche riga di quello che c'è scritto qui. Esfoliante di base oleosa, si trasforma in un delicato latte che deterge con dolcezza, ammorbidisce, nutre e rinnova la pelle senza privarla della sua naturale idratazione. Le delicate microsfere di cera naturale aiutano a liberare i pori ostruiti, eliminare le cellule morte ed illuminare la pelle. Insomma, promette di essere veramente una grandissima figata e sono curiosissima di provarlo. Poi, altro prodotto che ho preso, questo l'ho preso in mini taglia perché intanto voglio provarlo, e questa è una maschera purificante detox, come vedete, ecco qui, lo vedete qui scritto, e è una mini taglia da 12,5 ml. Di questa mi ha parlato bene Samantha dell'account Instagram San Bettina. Eccolo qui, questo è il tubettino che insomma dovrebbe consentirmi di fare almeno penso 4-5 maschere. Poi ho voluto provare a prendere una saponetta e questa l'ho presa su consiglio di Giulia ed è all'avena, è proprio sossola, una bella saponettona che userò per le mani ma magari proverò anche sul viso, vediamo, vedete, proprio una bella saponettona. E e poi ovviamente il prodotto top di Madara, cagnolini all'attacco, e l'olio per il viso, il Radiant Energy, in questa confezione veramente super ultra figa. Adesso magari lo apro con voi perché proprio è fresco fresco questo acquisto, per cui devo ancora aprire tutto. Eccolo qua, l'olio color giallo titti, in questa veramente, cioè, la confezione vale già tutta la spesa. Allora, tra l'altro, a proposito di spesa, ho qui lo scontrino, quindi vi dico, i costi a prezzo pieno. Dunque l'olio costa 52 euro, la maschera purificante in mini taglia costa 6,50 euro, il sapone 7,50 euro, e lo scrub oil to milk costa 26 euro. Quindi tutti questi prodotti, andi rivieni di cagnoline, tutti questi prodotti io li ho acquistati con lo sconto del 40%, quindi ho risparmiato veramente tantissimo. In più ho acquistato anche questo shampoo della BioArt, shampoo rinforzante per capelli fini e deboli, e questo l'ho pagato 12,90 euro per 300 ml, ok? Io di questo shampoo non mi ricordo se di questo in realtà, ma so che Giulia mi ha fatto provare qualche campioncino di questi shampoo nuovi della BioArt e so che mi era piaciuto molto, non mi ricordo se era proprio questo nello specifico, portate pazienza. In ogni caso, siccome io di solito acquisto sempre shampoo di tipo purificante, ogni tanto comunque voglio anche cambiare, avendo io i capelli molto sottili, penso che uno shampoo per capelli fini e deboli possa comunque andare bene per me. E in più Giulia mi ha dato anche un sacco di campioncini, allora mi ha dato questo fluido Natu Repair della Berlin, vabbè, insomma questo qua, che mi ha detto che si può utilizzare finché fa ancora caldo proprio come idratante,
fine a se stesso, diciamo, senza metterci una crema dopo, con il rinfrescarsi, diciamo, della stagione, può essere utilizzato come, come siero, diciamo. E poi mi ha dato anche questa, che qui mi sta cadendo una serie di campioncini, comunque sempre della Berlin, e ci sono diversi campioncini. Questo è il trattamento per le pelli miste, vedete? E quindi c'è il gel detergente, l'acqua tonificante, la crema da notte e la crema da giorno, quindi quattro campioncini. In più mi ha dato anche questa cosa qui, interessantissima, che è un campioncino dei Laboratoire de Biarritz, che sono quelli che fanno anche i solari dell'Alga Maris, se non sbaglio. E niente, questo è un fluido idratante, vedete qui c'è scritto per il tempo caldo o umido, quindi tiene conto, infatti c'è scritto sopra Meteorologic, e quindi tiene conto delle condizioni atmosferiche, fantastico. Poi due campioncini di Melvita, i soliti, che io adoro, un campioncino di crema mani, sempre della Bioert, quelli con la bava di lumaca, Bioert crema contorno occhi alla rosa moschetta, ecco, un altro campioncino di shampoo della Bioert, questo idratante, e in più mi ha messo anche gentilmente una mini taglia di blush della neve, e questo si chiama Flame Tree. Eccolo qui. Bene, questi erano tutti i miei acquisti di stamattina. Io conto di caricare il video prima possibile, in modo da così darvi anche il tempo, magari nel pomeriggio, se siete nei dintorni di Padova, di passare da Giulia se volete fare qualche acquisto super, iper, mega scontato di Madara. E basta, questo era tutto quello che volevo dirvi, e ovviamente di tutti questi prodotti chiaramente vi farò sapere man mano che li utilizzerò. E per il momento vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.